cari amici che seguite queste lezioni dall'Aula Magna dell'Università per Stranieri, come avrete visto dall'inquadratura che ha fatto Michele Schippa, il nostro operatore di ripresa, oggi l'argomento è la Sinfonie Pastorale, la Sinfonia Pastorale, non di Beethoven, ma di André Gide, naturalmente il piccolo romanzo, lungo racconto di Gide, che è del 1919, è ispirato a un ascolto della Sinfonia Pastorale. Avete sentito? Ecco, questa è l'immagine bellissima con i pini di Toscana. L'inizio di questa sinfonia ha un tema... un pre-tema, potremmo dire, no? Quattro battute come apertura di un sipario, ecco, un sipario su un panorama bellissimo come questo. Noi dobbiamo immaginare le colline sopra Vienna, perché Beethoven lì passeggiava, quelle conosceva, non certo le belle ondulazioni del Chianti. E capite, il tema è pastorale, perché? Perché questo è proprio l'intonazione delle cornamuse, la quinta vuota delle cornamuse che poi avete sentito continuamente qui. Quando mai Beethoven ha tenuto un pedale di 12, 14, 16 battute? Chiaramente è un intento programmatico, farci sentire il sapore agreste della natura con questo tema disarmante. Questo leggerissimo ondulare. Ecco, cresciamo. Qualcuno mi dice, ma perché Beethoven sembra un po' sciocco, fa 12 battute? Ma se voi siete stati nella natura, se voi passeggiate, soprattutto in tarda primavera, prima estate, nei boschi, nei prati, cosa sentite? Il brusio degli insetti, soprattutto le api. Ricordate Maeterlinck, La vita delle api, parleremo anche di quello. Quindi Beethoven qui ci fa proprio sentire questo brusio. Ripetendo questo inciso. Ecco, solo qui ne esce. Ecco il lunghissimo pedale sul tema. Sentite con che sapienza Beethoven organizza il ponte modulante verso il secondo tema, depotenziando il tema iniziale. Ci siamo? Secondo tema in Do maggiore. Violoncelli. Che anno Beethoven scrive questo suo capolavoro? Nello stesso anno di questa sinfonia. Quindi le due sinfonie, quinta e sesta, nascono insieme e ci sono molte evidenze strutturali, anche se poi
l'aspetto è completamente diverso. Drammatica, il propileo della drammaticità è la quinta sinfonia, per quanto la sesta sinfonia è il tema della serenità. Pensate che Beethoven non l'ha definita subito sinfonia pastorale, si deciderà a nominarla così quasi 20 anni dopo, nel 1826, un anno prima della morte, quando in una riedizione scriverà sinfonia pastorale. Ma da tante annotazioni che abbiamo, siamo certi che Beethoven non voleva fare musica descrittiva come Vivaldi, che ci descrive anche i passi sul ghiaccio, il ghiaccio che si rompe, il cane che abbaia. Beethoven vuole darci la sensazione di pienezza spirituale che può darci, a lui sicuramente lo dava, passeggiare nelle colline sopra Vienna, colline boscose. Ricordiamoci che Beethoven era sordo, quindi il brusio degli insetti lo sentiva assai poco, lo sentirà sempre meno, ma la sua anima è piena della bellezza di questa natura. E poi vi leggerò un suo inciso. Finisce l'esposizione. A questo punto abbiamo lo sviluppo. Io voglio portarvi nell'anima di Beethoven. Quando Beethoven scrive in certi suoi appunti: onnipotente, è Dio, no? Onnipotente, presente nel bosco. Sono beato, felice nel bosco. Ogni albero parla attraverso te. O Dio, quale magnificenza! In questi luoghi, in questi boschi, sulle vette, trovo la quiete necessaria per servire te, o Dio. Chiaro che questo atteggiamento religioso di Beethoven è un panteismo spinoziano. Deus sive natura, tutto è nella natura, anche l'immagine di Dio. Seguiamo allora Beethoven in questo suo sordo, non voglio dire cieco, sordo peregrinare dentro la natura, ma lui percepisce comunque la spiritualità del bosco. Di nuovo l'operosità delle api, questo ronzio permanente. Sentite bella questa modulazione dal si bemolle al re maggiore. È come se con una telecamera si aprisse un'altra prospettiva di paesaggio, come quando gli alberi si allargano improvvisamente e vediamo il lago, il bosco, il villaggio.
Che meraviglia questi incisi, questo indugiare, questo sguardo che guarda quello che ti permette di vedere le aperture tra gli alberi del bosco. Ricordiamo Beethoven, grande camminatore, Brahms anche camminatore di boschi, Richard Wagner, camminatore di boschi, Giuseppe Verdi non camminatore di boschi, ma soltanto degli iugeri dei suoi poderi in pianura, nella pianura piacentina. Non è una critica, è una constatazione. Allora, andiamo avanti. Vi dicevo le analogie con la serrata costruttività della quinta sinfonia. Ricordate, c'è un assolo di oboe proprio a metà del primo movimento della quinta sinfonia. Qui c'è un assolo di flauto. La voce malinconica, tenue, violacea del flauto. Sono un grande camminatore di boschi e di montagne, vi assicuro, è così, è questo spirito con cui si deve percorrere la natura. Stiamo chiamando il secondo tema che è arrivato. Di arrivare al finale, siamo nella riesposizione, come potete avvertire, poi c'è una coda meravigliosa. Tenete presente questi incisi di re maggiore e considerate la seconda sinfonia di Brahms, che viene anch'essa definita un po' la pastorale delle quattro sinfonie di Brahms. Ecco, questo piccolo libricino che contiene quelle cose che si comprano nelle edicole, poi quanta musica viene offerta nelle edicole a dei prezzi irrisori, ce l'avessimo avuta quando eravamo ragazzi queste offerte, queste proposte. Ora, André Gide è lo scrittore di La porta stretta, L'indifferente, è un autore piuttosto difficile, è un grande moralista, tutte le scritture, i romanzi di Gide sono proprio incentrati su questo contrasto tra il dovere
e la realizzazione della propria personale morale, quindi la libertà. Gide, tra l'altro, era pianista, da giovane aveva studiato il pianoforte, e ho spesso utilizzato la sua biografia di Chopin, una biografia molto particolare, un'angolazione, un punto di vista molto originale, quello di André Gide su Chopin. Ma ora questo romanzo, questo racconto lungo, romanzo breve, che è del 1919, quindi è verso la fine dell'attività creativa di Gide, è importante perché ha un titolo, appunto, Sinfonia Pastorale, come Aimez-vous Brahms della Sagan. Questo titolo ha una precisazione dentro il romanzo. Il romanzo è un diario di un pastore protestante che vive tra la Chaux-de-Fonds e Neuchâtel, quindi in Svizzera. Questo pastore protestante assiste una vecchietta moribonda in un bosco della Svizzera. Non pensate che la Svizzera degli anni 20 fosse quella di oggi, era un paese poverissimo con grande emigrazione. Di solito andavano a fare i camerieri o i maggiordomi o i cuochi, gli svizzeri. E i soldati, come sapete, noi ne sappiamo col 20 giugno. Ecco, allora, qui questo giovanotto, questo pastore ancora giovane, trova una ragazzina sul letto morente di questa donna, una ragazzina cieca, quasi sorda, muta, una specie di bestiola che non ha mai avuto un'educazione, la porta nella sua casa dove c'è una moglie e già ha 5 figli, quindi arriva un sesto fardello, e poi cerca di educarla semplicemente alla parola, se non altro a parlare. E poi le orecchie, visto che non riesce a vedere, e la porta in un concerto a Neuchâtel. E la porta ad ascoltare un concerto. Guardate, non dice che musica è. Dice, il ruolo di ciascuno strumento nella sinfonia mi permise di tornare sulla questione dei colori, un problema a far capire i colori a una non vedente. Feci notare a Gertrude, questo è il nome che hanno dato a questa bimba, le diversità sonore degli ottoni, degli archi e dei legni, e che ognuno di loro, a modo suo, è suscettibile di offrire, con maggiore o minore intensità, tutta la scala dei suoni, dai più gravi ai più acuti. La invitai a raffigurarsi nello stesso modo, nella natura, le colorazioni rosse ed arancione, simili alla sonorità dei corni e dei tromboni, le gialle e le verdi a quella dei violini, dei violoncelli e dei contrabbassi. Violette e azzurre rappresentate dai flauti, dai clarinetti e dagli oboi. Una specie di intimo rapimento venne allora a sostituire i suoi dubbi. Come deve essere bello tutto ciò? Ma allora, il bianco. Non capisco più a cosa sembri il bianco. Bellissima questa domanda, noi sappiamo che il bianco è la somma di tutti i colori. Che sia la sinfonia pastorale lo scopriamo nella nota di diario del 29 febbraio di questo anno imprecisato, ma prendiamo per buono 1919. Interamente occupato dai miei confronti, non ho parlato ancora dell'immenso piacere che Gertrude aveva provato a quel concerto di Neuchâtel. Gli eseguivano appunto la sinfonia pastorale. Dico appunto perché non esiste un'altra opera, lo si capisce facilmente, che avrei potuto maggiormente augurarmi di farle ascoltare. Molto tempo dopo aver lasciato la sala da concerto, Gertrude restava ancora silenziosa e come immersa nell'estasi. «Davvero quello che voi vedete è altrettanto bello?» disse infine. «Altrettanto bello di che cosa, cara?» «Di quella scena al bordo del ruscello». Non le rispose subito, perché quelle armonie ineffabili raffiguravano il mondo non come era, ma come avrebbe potuto essere, come potrebbe essere senza il male e senza il peccato. E mai aveva ancora parlato a Gertrude del peccato e della morte. Torneremo su questa sinfonia con la scena del ruscello. Come finisce questo breve romanzo? In maniera drammaticissima. Il pastore si innamora di questa fanciulla che ha tanti anni meno di lui. La fanciulla si innamora di questo pastore, ma non lo vede, si innamora della sua voce, delle sue intenzioni. Finalmente da Losanna una buona notizia, si può fare l'operazione agli occhi, la piccola potrà riacquistare la vista. Quando riacquista la vista succede il dramma, perché il pastore ha un figlio che si chiama Jacques, un figlio che è il suo ritratto, ma tanti anni più giovane di lui. Quando la ragazzina Gertrude vede il vecchio pastore,
non immaginavo che fossi così vecchio. Io ti immaginavo come tuo figlio Jacques. Sono innamorata non di te, ma di lui. Questo crea un dissidio spaventoso tra padre e figlio. Addirittura il figlio Jacques lascia la religione calvinista, protestante, e si fa cattolico. Pensate che disgrazia per il padre. La fanciulla si toglie di mezzo. Si toglie di mezzo semplicemente buttandosi in un fiume, prendendosi una polmonite e morendo pochi giorni dopo in maniera sconsolante per padre e figlio. Nel 1947 fu realizzato proprio un film sulla sinfonia pastorale, un film di Jean Delannoy, e la Gertrude era la bellissima Michelle Morgan. Non pensiamo adesso a questa disgrazia, ma pensiamo alle sensazioni belle che ha dato a questa ragazza non vedente la sinfonia pastorale, e andiamo verso la fine. La coda. Che finale fantastico, con il depotenziamento, come avete sentito, realizzato nella coda, cioè perdere energia. Vi ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio Michele Schippa, paziente operatore di queste nostre lezioni, mie lezioni, nostre, perché lavoriamo insieme con Michele da tanto tempo. E vi ricordo la film Fantasia primo di Walt Disney 1941, dove c'è proprio una bellissima animazione della Sesta Sinfonia con l'orchestra diretta dal famoso Leopold Stokowski, che era il marito di Rita Hayworth, sono nomi di Hollywood. Parleremo anche di questo film, vi parlerò di come Walt Disney ha pensato di rendere, non per i bambini, guardate, Fantasia è per gli adulti, non per i bambini, questo capolavoro di Beethoven. Vi ringrazio di nuovo e arrivederci alla settimana prossima.